Raga, buongiorno. È passato un po' dall'ultimo video delle Legend, ma siamo tornati per concludere il cerchio. La stagione è finita e tra un attimo vi dico com'è andata, perché immagino che alcuni di voi si stiano chiedendo: ma Ian, hai vinto, hai perso, hai pareggiato, hai fatto... cosa è successo? Ma partiamo dal fatto che è stata una stagione incredibile. È stata un'esperienza veramente assurda. Mi sono cimentato in questa nuova cosa e mi sono divertito un sacco. Ho visto posti bellissimi, ma soprattutto ho conosciuto un sacco di gente speciale con cui ho stretto dei rapporti che spero di poter portare avanti per tanto tempo, perché veramente alla fine le persone sono quelle che hanno reso così speciale questo viaggio, chiamiamolo viaggio perché per me lo è stato. Stiamo andando a Venezia al gala di FX, dove verranno premiati tutti i vincitori, i secondi, terzi, quarti, quinti di ogni categoria, per cui ci saremo noi con le Legend, poi ci sono le FX, le Formula 4, le Predator e tutti gli altri. Ma prima di dirvi il risultato finale, che è abbastanza scioccante, vi dico questo, quindi rimanete qua e guardate il video fino alla fine, volevo giusto fare un piccolo recap di come è andata la stagione, di quello che è successo, perché è stata una stagione direi senza vie di mezzo, perché o c'erano degli alti altissimi, tipo che andavo fortissimo, o dei bassi incredibili in cui non finivo le gare. E a costo di essere ripetitivo, lo dico un'altra volta, ma è proprio da quei momenti difficili in cui si impara di più. Perché vincendo si impara, sì, ci si diverte, ma è soprattutto quando perdi e quando prendi le legnate che ti rendi veramente conto di cosa devi cambiare. Perché è proprio da quei momenti un po' più bassi, da quando prendi le legnate, che impari cose nuove, impari tecnicamente, ma impari soprattutto anche a livello di carattere a essere un po' più strong in certe situazioni. Quindi la stagione è partita a Varano, la mia prima gara in pista, la mia prima volta in macchina con tante altre macchine attorno. E diciamo che non è andata proprio al top, però vabbè.
sento odore di Mugello, sento odore di pista del mondiale. Siamo al Mugello per l'ultima tappa di campionato, oggi format un po' diverso dal solito perché non sarà gara ma sarà time attack, per cui faremo tre turni e prenderanno i 7 giri migliori dei tre turni, quindi nell'arco della giornata si fa la media e chi è andato più forte vince. Sono secondo di 2 punti in campionato, per cui oggi mi gioco un po' tutto. E niente, il primo turno tra l'altro l'abbiamo già fatto su pista bagnata. Il Mugello diciamo che non è proprio la pista, come si può dire, semplice, è una pista da pelo abbastanza complicata e sul bagnato è stata abbastanza tosta. Niente, spero che la pista si asciughi perché non ho fatto un buon tempo. Però dai, non è ancora detta l'ultima, per cui abbiamo 2 turni, l'importante è fare 7 giri fatti bene e via, andare così. Ci vediamo dopo. Nel vivo di questa bellissima serata FX World 2022 proseguiamo a questo punto con le premiazioni delle graduatorie Star e Rookie, sempre per quanto riguarda naturalmente la Legends Car Italia. Iniziamo dalla Star con il 5° posto per Alessandro Alboni, il 4° per Stefano Cosso, il 3° per Fabiano Verdi. Fabiano Verdi in 3ª posizione, andiamo in 2ª posizione con Massimo Dalla Valle. Eccolo qui che ci raggiunge sul palco anche Massimo Dalla Valle, accomodati. E poi il vincitore della graduatoria Star, Ian Rocca. Ed eccoci qua anche con Ian Rocca che ritira il premio di primo classificato della graduatoria Star. Allora un bel applauso per Ian Rocca, Massimo Dalla Valle e Fabiano Verdi, i protagonisti della classe Star. Ce l'abbiamo fatta raga, ce l'abbiamo fatta davvero e boh, cioè è un risultato che per me conta tanto perché comunque mi sono cimentato, diciamo, una cosa che era totalmente nuova e ho dimostrato a me e a chi non ci credeva che con il duro lavoro e la determinazione possiamo fare tutto quello che vogliamo, per cui sono veramente, veramente tanto contento, quindi grazie ai miei sponsor, grazie a Concreta e grazie a Muttolino che hanno creduto in questo progetto fin dall'inizio, grazie a tutti quelli che hanno dato del supporto sul canale, grazie a tutti quelli che hanno creduto in me e grazie anche a tutti quelli che non ci hanno creduto perché mi avete dato la forza e la motivazione per dimostrarvi che vi sbagliavate. Quindi grazie perché questo sogno è diventato realtà e niente, sono contento che non sia rimasto un sogno nel cassetto, quindi vedremo come procederà la cosa. Ciao, buona serata! Ciao, ciao! Ciao. Ci vediamo alla parte dell'intervista, vuoi che venga lì? Salutiamo Gianluca! Ciao ragazzi, ci vediamo l'anno prossimo, che perdi, insieme a Nasqua! Ciao!